La attrezzeria Negroni è un laboratorio di meccanica di precisione dove si costruiscono attrezzature per la produzione di particolari decorativi in metallo. Fondato alla fine degli anni 50 da mio papà, mio padre Edoardo Negroni, dopo alcuni anni di esperienza da apprendista incisore a Bulino nelle botteghe storiche di Milano, nel frattempo studiava alla Scuola d'Arte del Castello, dove si è diplomato nel 53. Ha iniziato a installare qui i suoi primi macchinari e a coltivare, a sviluppare la sua capacità di maestro incisore su acciaio. L'acciaio è quello che qui ci circonda, è il materiale che in questo luogo veniva trasformato, abbiamo ormai una tradizione di più di 60 anni. La lavorazione principale che si fa e si faceva in questo luogo è la laminazione dei metalli. L'archivio dell'attrezzeria oggi consiste in centinaia di modelli e migliaia di matrici, oltre a disegni, fotografie, documentazione e tutti gli strumenti, gli utensili e i macchinari che dalla fine degli anni 50 sono stati installati in questo luogo. Ho sentito l'esigenza di riattivare l'attrezzeria e il suo archivio per valorizzare delle tecniche, degli approcci che si stanno perdendo con l'evoluzione tecnologica nel nostro campo. Per spiegare come si lavora oggi in attrezzeria, dico spesso dalla serie al fuoriserie. Mentre in passato si lavorava per produzioni di serie, di piccola serie, di questi particolari metallici, al giorno d'oggi dedicarsi alla progettazione e alla realizzazione di questi modelli e di questi soggetti è diventato un lusso e quindi una lavorazione fuori serie. Oggi penso di poter riallacciare il passato al presente e al futuro, focalizzandomi sul valore che possono avere alcune lavorazioni e alcuni macchinari nella loro lettura nel rapporto con i materiali. Ad esempio, il modo di realizzare e utilizzare i punzoni per la realizzazione dei cilindri. La pantografatura manuale, in cui hai la sensazione di come intervieni direttamente sull'acciaio. Il pantografo medagliere, che ha un fascino particolare perché è una delle prime macchine che lavoravano in autonomia senza essere presidiate. I laminatoi, che sono l'anima di questo luogo, dove dall'attrezzo cilindro viene prodotta la lastra laminata, lavorata, decorata. Alcuni macchinari sono degli adattamenti, come si usava spesso fare nelle botteghe artigiane, per migliorare la produttività e l'autonomia nelle lavorazioni. L'aspetto affascinante del trattamento termico è un'operazione molto forte, impattante, dobbiamo portare a un calore tra gli 800 e i 1000 gradi l'acciaio che è stato lavorato per poterlo rendere pronto per produrre e laminare gli altri metalli a freddo, ottone, rame, argento, oro. Allora, ovviamente se mi guardo intorno vedo un ambiente molto sovraccarico di oggetti, di utensili, di strumenti, ma anche di pezzi misteriosi che a un primo sguardo potrebbero sembrare senza significato. In realtà un caos logico, perché ogni pezzo, ogni strumento, ogni singola sequenza di utensili ha una funzione. È difficile spiegare in pochi minuti il funzionamento o proprio lo scopo, il processo di ogni singolo macchinario, soprattutto quando sono da rimettere in funzione. Riaccendere non è così scontato. Per ognuna di queste macchine non si tratta solo di premere un interruttore per farle ripartire. È davvero complesso ricostruire il processo e la loro funzione. E quello che mi sta appassionando e occuperà il mio tempo futuro è proprio quello di rimettere in pista i vecchi macchinari e farli dialogare con il nostro presente e le nuove generazioni.
ho concepito l'attrezzeria composta da due elementi, l'archivio e lo spazio. E questo proprio per dare forza e riscoprire tutti gli elementi che sono qui presenti, con la possibilità di interagire con altre realtà, se non con una funzione propriamente formativa, ma sicuramente con la possibilità di dare delle opportunità di sperimentazione calata nel presente, per non dire nel futuro, delle tecnologie con cui le nuove generazioni hanno più dimestichezza. Oltre alla vetrata che c'è alle mie spalle, c'è uno spazio che vuole essere un contenitore di nuove iniziative, che possono essere un modo per riallacciare una rete che si sta animando intorno all'artigianato artistico, intorno alla riscoperta dei mestieri più tradizionali e anche al loro reinserimento in programmi culturali o comunque di divulgazione. L'interesse per le manifatture in città si sta risvegliando, lo stesso circuito municipale manifesta un interesse in luoghi molto simili a questo. La mia intenzione è proprio quella di aprire le mie porte a delle collaborazioni, a delle reciprocità che si possono intessere con la città e anche con una rete più ampia, come adesso siamo abituati a realizzare attraverso degli incontri ibridi, che possano essere incontri in presenza o incontri in rete. In qualche modo dobbiamo aprire a nuove sperimentazioni, a residenze d'artista, a presentazioni di tutto quello che è il nostro lavoro e il tentativo di valorizzarlo per porci in dialogo con le nuove generazioni. Questo luogo è l'incontro tra arte, scultura e meccanica e in fondo è quello che mi rappresenta, quello che sento anch'io dentro, qui ci sono cresciuta e è quello che mi ha dato e quello che vorrei anche restituire.